sono Marco Causi dell'Università di Roma 3 e sono l'autore del libro che è stato presentato oggi al Maxi con l'introduzione di Giovanna Melandri. È un libro di economia della cultura che tratta di tutti gli aspetti di base dal punto di vista economico dei diversi settori culturali, dal patrimonio culturale fino allo spettacolo, all'arte contemporanea, le industrie culturali e le industrie creative. Come è nata l'idea di scrivere un testo del genere? Nasce da un lato da una linea di ricerca che in Italia si è aperta alla fine degli anni Ottanta con la nascita della rivista Economia della Cultura, edita dal Mulino, messa sul mercato già 30 anni fa dall'Associazione per l'Economia della Cultura di cui oggi sono il presidente. Ma poi dall'altra parte nasce dall'esperienza didattica nelle aule universitarie e nelle aule di alta formazione in Italia e all'estero, perché, questa è una novità importante, c'è una grande crescita della domanda di economia della cultura da parte di chi non è economista, e cioè da parte degli operatori e dei professionisti e delle professioniste dei vari settori popolati che popolano il mondo dell'industria culturale, dell'industria creativa, dello spettacolo, che vogliono crescere nel loro bagaglio professionale acquisendo, a partire dai loro iniziali percorsi formativi, che sono prevalentemente di tipo umanistico, di architettura, di storia dell'arte, di filosofia, acquisendo però nuove conoscenze in ambito giuridico, economico e manageriale e gestionale. E quindi c'è proprio una domanda a cui questo libro cerca di rispondere. Nasce dalle mie aule in questi corsi di alta formazione, in cui le aule non sono fatte proprio da studenti di economia, sono fatte da operatori e professionisti del mondo della cultura che imparano a utilizzare l'economia e essere anche meno subalterni quando poi incontrano nella loro vita professionale i problemi e le questioni di tipo economico.